È una storia inaspettata, nel senso che per altre cose siamo veramente la situazione tipica di un'azienda piemontese. Su questa non lo so, ma diciamo che la ricchezza che erano i nostri marchi e l'apprezzamento anche di tantissimi personaggi di design, anche della storicità di tutto il materiale italiano, è sempre stato un po' tenuto in secondo piano, mentre ci si è molto concentrati sul business to business, quindi sulla produzione, su garantire quello che veniva richiesto dalla nostra produzione, che poi è quello che viene considerato sinonimo di qualità.